Ciao, sono Tony di RGTV Blog. In questo video andremo a parlare di come creare delle configurazioni personalizzate all'interno degli emulatori di Batocera. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per i nuovi video. Eccoci qua all'interno del nostro Batocera. Qui andiamo a modificare e a creare quelle che sono le combinazioni custom che vogliamo inserire all'interno degli emulatori. Quindi che so, non ci basta la configurazione che abbiamo inserito, quindi ci sono alcuni tasti che non ci piacciono, vogliamo customizzare. Quindi adesso andremo a vedere come risolvere questa situazione. Quindi qui possiamo anche abbinare, che so, delle light gun. Quindi ci viene in aiuto questa modalità, questo modo di andare a creare dei file di configurazione particolari. Allora, prima cosa, dobbiamo entrare in qualsiasi gioco. Faccio partire, che so, Samurai Shodown del MAME. Entriamo nelle opzioni di RetroArch. Dobbiamo andare a creare una configurazione, una nuova configurazione. Quindi facciamo salva la nuova configurazione. Sotto ci dice dove la va a salvare. Per capire un po' cosa, cioè se la configurazione l'ha caricata, dobbiamo andare ad input e assegnare un qualsiasi tasto. Io vado all'ultimo tasto e gli metto l'R1 sul tasto turbo. Torno indietro e mi vado a salvare la configurazione. Quindi vado a configurazioni, salva la nuova configurazione. Questa mi salva anche i tasti salvati, quindi è un po' diverso da RetroArch che abbiamo su PC. Adesso dobbiamo spostarci sul computer, nel FileZilla. Dobbiamo recarci in questa cartella User Data System e salvare questo file batocera.conf. Qui andremo a inserire tutti i file di tutti gli emulatori che vogliamo andare a creare i tasti custom da abbinare al joypad oppure al cabinato, e lo salviamo qui. Ovviamente lo apriamo con modifica, quindi lo apro con il notepad. Qui in basso gli andremo a inserire tutti i file che lui deve aprire a seconda dell'emulatore. Ora il file che lui ha creato lo andremo a trovare in questa cartella. Questa cartella qui, quindi User Data System .config RetroArch config. Qui ci è andato a creare il file di configurazione che dobbiamo caricare. Io ho provato a crearne più di uno, possiamo cancellare quelli aggiunti in più, quello che ci interessa è questo. Ci copiamo il file CFG e lo mettiamo qui sopra, eccolo qui, e lo andiamo a spostare nella cartella, questa cartellina qui. Lui in automatico ci carica questo, RetroArch Custom. Dobbiamo prendere questo file, inserirlo all'interno di questa cartella, cambiare questo nome e dargli semplicemente MAME, che è il nostro sistema. User Data System. Qui troveremo il file batocera.conf, che l'ho già messo sul desktop. Questo lo dobbiamo editare. Facciamo apri con, lo apriamo col blocco note. In fondo qui dobbiamo mettere delle righe.
dobbiamo inserire la riga di comando. Allora, ogni core ha il suo nome, quindi MAME, e va inserito mame.config file uguale user data system config retroarch. Ovviamente qui è dove si trova il file dove l'abbiamo inserito. Quindi se vado a copiare e la metto qui dentro, se vado a copiare l'indirizzo, ci troveremo nella cartella, questo qui, MAME libre retro. Qui dobbiamo scrivere libre retro. Libretro. Mi imbroglio sempre. Scrivo due volte questo, libretro. Perfetto. Allora, questo metodo è specifico in base al sistema, quindi qualsiasi core che andiamo ad attivare, lui caricherà, qualsiasi core del MAME, lui caricherà questa stringa che abbiamo creato. Andiamo subito a fare i test. Allora, batocira.conf lo abbiamo editato, quindi lo salviamo. Facciamoci già un test, quindi andiamo a user data system e gli mettiamo batocera conf all'interno, lo andiamo a sovrascrivere. Ora vediamo che succede nel sistema. Io in precedenza avevo salvato, mi fa solo su questo gioco quando carico, così a questione di colore, ogni tanto se ne va per i fatti suoi, non è solo una questione di scheda di acquisizione. Ah, pure su questo gioco potrei provare. Entriamo nel menu di batocera del RetroArch, andiamo ad impostazioni, input, se andiamo nel controllo della porta 1 ci rimane salvato quello che ho messo precedentemente, quindi vi ha caricato i tasti custom. Una volta abilitato questo file, noi possiamo andare a modificare tutto quello che vogliamo. Per esempio, diciamo così, senza che vado a scombussolare il tutto, vado a cambiare di nuovo questo tasto Start e gli metto il 6, che sarebbe L1 sul mio joypad. Ora in configurazione lascio salva la configurazione in uscita, così lui una volta che esce salva in automatico la configurazione che gli abbiamo dato. Ora proviamo a rientrare nel gioco, dovrebbe rimanere il tasto 6 salvato. Entriamo nella configurazione, andiamo impostazioni, poi input, sempre al controllo 1 e rimane sì. Perfetto. Allora, questa procedura la possiamo fare sia su singolo core, come in questo caso, anzi in questo caso è singolo sistema. Possiamo farlo anche per singolo gioco, quindi ogni gioco avrà i tasti, però ovviamente avrà i tasti customizzati, però ovviamente la difficoltà è andare ogni volta a mettere all'interno del file config, andarlo ad editare. Quindi la cosa ideale
e ovviamente avere sbloccato questo file di configurazione e andarlo a editare di volta in volta. Proviamo a vedere cosa succede se andiamo a cambiare il core di questo gioco. Quindi facciamo opzioni avanzate gioco, invece dell'emulatore in automatico proviamo a mettere il MAME 0139. Vediamo se permane la configurazione del tasto. Dopo proviamo anche sull'altro MAME. Allora, impostazioni. Perfetto, qua c'è. Possiamo direttamente uscire. Vediamo sull'altro MAME. Abbiamo premuto il tasto di avvio. Opzioni avanzate gioco. Mettiamo il MAME Plus. Avviamo il gioco. Eccolo qua. Quindi praticamente è a sistema più che a core. Ora andiamo a vedere come farlo funzionare per ogni singolo gioco, quindi avere una personalizzazione per il gioco. Quindi ogni volta che dobbiamo personalizzare un gioco, dobbiamo inserire all'interno di battocera.conf il titolo del gioco. Quindi dobbiamo fare così. In pratica, quando andate a creare la nuova configurazione, quando avviate il gioco, si chiamerà col nome del core, anche se l'avete creato con lo 078 o lo 0139, alla fine è identico, lo vede comunque. Dovete prendere il nuovo core, creare all'interno della cartella dove siete andati precedentemente a inserire questo MAME libreretro.cfg, la cartella MAME, che è il core che andremo ad usare, più che core l'emulatore, il sistema che andremo ad usare. E all'interno del MAME gli mettiamo questo qui. È lo stesso identico che abbiamo creato in precedenza. Quindi, che fare? Dobbiamo dargli il nome della ROMS. Come glielo diamo il nome della ROMS? Andiamo a vedere come si chiama il gioco. Il gioco è Grit 1000 Mile Rally. Come lo vediamo? User data. Andiamo a ROMS. Le ROMS nella cartella MAME, vediamo qual è il gioco. Allora, al nome del file CFG dobbiamo inserire il nome della ROMS, quindi ctmr.zip.cfg. Quindi così avremo la customizzazione dei tasti per singolo gioco. Ovviamente dentro il file battocera.config, lo apriamo. Alla linea che gli andiamo a configurare, qui dobbiamo inserire la linea corretta. Quindi andremo a inserire MAME tra parentesi quadra. Andiamo a togliergli le virgolette. Andremo a togliere le virgolette. Punto config file. Uguale user data system config retroarch MAME gtmr.zip.cfg. Ora andiamo a verificare. Salviamo. Andiamo a user data system
andiamo a sovrascrivere battocera.conf e andiamo direttamente a verificarlo sul MAME. Allora entriamo dentro questo gioco e andiamo a cambiare qualche tasto giusto per vedere la differenza tra un gioco e l'altro, visto che abbiamo inserito il custom di questo gioco. Facciamo così: ad input gli mettiamo, a questo qui gli metto il tasto 5, tanto se esco me lo salvo. Andiamo a verificare se è il tasto 5, se lo ha salvato. Impostazioni, input, tasto 5, salvato. Ora esco, vado ad un altro gioco. Questo gioco ovviamente farà partire quello standard, la configurazione del joypad standard che gli abbiamo applicato. Vabbè, questo non parte, può capitare qualche gioco perché non è correttamente di questo MAME. Perfetto. Proviamo questo. Andiamo nelle impostazioni, input, save. Come potete vedere la configurazione è differente. Allora, con questo vi ho fatto vedere come modificare le impostazioni. Ci vediamo al prossimo video. È una sorpresa. Ciao ragazzi. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ringrazio come al solito tutti i gruppi che mi ospitano e se vi è piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici. Ciao ragazzi, buon divertimento con il retro gaming.